La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Lo dice Jovanotti, lo pensa il Perugia che oggi ospita la capolista, sognando l'impresa. Fischietto in bocca, si comincia. Donati all'indietro, Mastrini. Pezzolla, gran giocata, Verzulli in mezzo. Poi Ricottini salva in qualche modo la classe 92 che adesso serve Verzulli. Poi Pastorini, pensa al destro, lo prova. Pastorini, ottima giocata. Poi la conclusione tentata da Paolini. Lo fa in maniera precisa. Poi la conclusione, Ricottini vola e mette il calcio d'angolo. Poi sgravo sulla sinistra, vuole puntare con la punta. È scattata Uli, servita adesso, prova la brasiliana, si accentra, tira, palla sul palo. Si resta però sullo 0-0, quando ci avviciniamo a metà del primo tempo, c'è al finale di rigore, salta Ricottini e prova la numero 16, se ne va Verzulli, poi Gerardi in area di rigore, Ricottini bravissima in uscita contro Pezzolla, bel duello, Verzulli in avanti, Ricottini. Sfida tra 22, pallone in mezzo e poi con la porta vuota, non può sbagliare Nobilio, 1-0 Francavilla al 16° del primo tempo. Andrà Cialfi, la numero 10, tocco all'indietro, Verzulli finta al destro, va con il mancino, Ricottini si oppone, si riparte, sgravo all'indietro, Pastorini a impostare, Verzulli riceve, sulla destra. Lombardelli cerca la giocata, se ne va, numero di Lombardelli che poi incrocia con il diagonale, palla fuori, occasione Perugia. Uno contro uno con Pedace, poi sgravo, tocco di ritorno, Verzulli di prima intenzione, fermata da Lombardelli che rimedia, Uli riparte, Uli con il destro, Merlenghi in fallo laterale. Nella passata stagione Lombardelli ha trovato i primi gol in A2, attenzione a sgravo, super Ricottini. Punta Mastrini, se ne va Verzulli in mezzo. Cialfi non trova la deviazione da due passi. Donati, Pezzolla si gira. Pezzolla, Merlenghi. Sgravo, punta Pedace. Sgravo, se ne va Ricottini a dire di no. Pedace cerca e trova Lombardelli. Lombardelli con il destro. Ne lascia due in barriera, non scala nessuno sul palo. Fischia il direttore di gara. Pezzolla con il destro e poi Lombardelli. Il pareggio del Perugia, 1-1 al 13° del secondo tempo. In avanti gran palla, poi Cialfi può calciare con il destro, Ricottini su per la tiva. Insiste Verzulli, va da Pastorini, avanza il capitano, pallone in mezzo e il Francavilla torna in vantaggio, 2-1 per la formazione abruzzese. Donati ha un po' di spazio, Donati centralmente, il pallone passa, Uli all'indietro per Mastrini che cambia lato, l'errore, poi Verzulli con la porta vuota, trova il gol del più 2, 3-1 Francavilla a 2 minuti e 27 dalla fine del match. L'errore, Donati rimedia, Mastrini in avanti, sgravo con il petto, poi calcia e trova un gol capolavoro. Il Francavilla cala il poker e chiude il match. Poi Pedace, ma non c'è più tempo. Finisce qui. Il Francavilla espugna il Palapellini, battuto 4-1. Un grandissimo Perugia che aveva trovato anche la parità con Lombardelli. Poi l'allungo finale della capolista che sale a quota 48 in classifica.